20 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha preso decisioni importanti sulla riforma delle banche popolari, obbligando quelle con oltre 8 miliardi di attivo a trasformarsi in società per azioni. In questa fase le banche di credito cooperativo sono state escluse dal provvedimento che prima le riguardava. Il governo infatti ha accettato la richiesta del sistema delle BCC di proporre e realizzare un'autoriforma. È un'opportunità da non sprecare e dalla quale dipende il nostro futuro. Certo, il settore finanziario ha ben altre esigenze di riforma. Ad esempio, la nuova regolamentazione penalizza oggi le banche che finanziano l'economia reale. Invece, non ha ancora affrontato temi come la disciplina della leva finanziaria, che avrebbero inciso più profondamente sui rischi connessi alla speculazione finanziaria che ha dato origine alla crisi. Negli Stati Uniti, ad esempio, i regolatori hanno scelto un approccio diverso da quello europeo. Negli USA le regole sono diverse a seconda del tipo di banca, della dimensione e dell'operatività. In Europa sostanzialmente vige l'approccio taglia unica. Dobbiamo guardare in faccia la realtà anche se non ci piace. Non basta girarci dall'altra parte e far finta di nulla. A giudizio delle autorità regolatorie, nella realtà delle BCC esistono tre problemi. La frammentazione, per cui occorre una maggiore integrazione tra le singole banche. La patrimonializzazione, per cui va prevista una migliore allocazione all'interno delle BCC del capitale disponibile e la possibilità dell'ingresso di capitali dall'esterno, la qualità della governance e della gestione. Tenuto conto delle richieste delle autorità, ecco le sei linee di indirizzo del nostro progetto di autoriforma approvate all'unanimità dal Consiglio Nazionale di Federcasse il 12 marzo scorso. Confermare il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori a vocazione mutualistica. Valorizzare la dimensione territoriale della rete, semplificando e migliorando la filiera organizzativa interna. Adeguare la governance del sistema agli standard indicati dall'Unione Bancaria, migliorando la qualità dei servizi. Assicurare una più efficiente allocazione delle risorse patrimoniali disponibili all'interno del sistema. Individuare la modalità più opportuna per consentire l'accesso di capitali esterni. Garantire l'unità del sistema come presupposto di competitività nel medio-lungo periodo. La riforma dovrà continuare a valorizzare l'articolo 2 dello statuto di ogni BCC, Cassa Rurale, Cassa Raiffeisen. Per questo dovrà continuare a tutelare e promuovere il ruolo, unico e prezioso, delle banche di territorio a mutualità prevalente. Le autorità chiedono alle BCC di integrarsi a gruppo. Noi pensiamo ad un gruppo controllato da banche cooperative mutualistiche che dovranno aderire sottoscrivendo un patto. Il gruppo dovrà essere una struttura che assicuri il rispetto dei sempre più severi requisiti microprudenziali europei, che abbia capacità competitiva e quindi di investimento, che garantisca economie di scala e contenimento dei costi, un'adeguata capacità di tutela della stabilità delle BCC e dell'insieme del gruppo stesso, appropriati e incisivi meccanismi di intervento per la soluzione di singole crisi aziendali. Due degli obiettivi chiave della riforma richiesta sono rendere più efficienti le risorse patrimoniali già esistenti e aprire il sistema a capitali esterni. Ogni BCC rimarrà comunque titolare del proprio patrimonio e le garanzie in solito delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti potranno avere forme e caratteristiche più adeguate alla struttura patrimoniale del nostro sistema. Con il patto di coesione, la singola BCC stipulerà le regole della propria integrazione a gruppo modulate in ragione della meritevolezza della banca. Su questo tema stiamo svolgendo approfondimenti di varia natura. Siamo convinti che rientri nella logica dell'autoriforma definire noi il perimetro e i contenuti del patto che dovrà garantire il rispetto dei requisiti prudenziali dell'intero gruppo, le forme più appropriate di garanzia in solido, le leve di intervento sul governo societario della BCC che dovesse uscire dal quadro predefinito. Le BCC avranno dunque il controllo della capogruppo alla quale aderiranno, ne deterranno la maggioranza e, rispetto all'apertura verso l'esterno, auspichiamo investitori possibilmente scelti tra soggetti omologhi o con finalità analoghe in una logica di partnership e di sviluppo strategico. In ogni caso, pensiamo a capitali pazienti, capaci di entrare in sintonia con la visione intergenerazionale del credito cooperativo. Per approfondire le diverse opzioni, anche col supporto di esperti in diversi campi e ben reputati presso le diverse istituzioni e autorità di riferimento, sono stati avviati tavoli di lavoro con due poli universitari italiani.
Più avanti, quando i tratti dell'autoriforma saranno maggiormente definiti, verrà inoltre organizzato un seminario al quale saranno invitati tutti i rappresentanti delle BCC casse rurali. Le prossime settimane continueranno ad essere intense. Sentiamo la responsabilità del ruolo che le BCC hanno oggi nel mercato, di promozione dello sviluppo dei territori, di risposta alle esigenze di milioni di imprese, famiglie e associazioni. Nell'udienza del 28 febbraio, davanti a 7.000 cooperatori anche delle BCC, Papa Francesco ha concluso il suo saluto con un'incitazione forte al cambiamento. Andate avanti, coraggio, siate creatori e poeti, avanti! Ecco, facciamo nostro questo invito e cerchiamo con impegno e lucidità quel cambiamento leale che non tradisca, ma traduca nel presente le nostre radici.